Amare se stessi è l'inizio di un idillio che dura una vita. Sì, milord. Vi presento il mio più caro amico, l'uomo più ozioso di Londra. Siete stato educato molto male. È vero. Io vi avrei educato meglio. Potevate farlo. Fra tutti gli uomini d'Inghilterra, Lord Goring è il più deciso a rimanere scapolo. Hai 36 anni ed è ora che tu prenda moglie. Ne confesso solo 32. Finché una vecchia fiamma non arriva in città. Non siete neanche un po' contento di rivedermi? Se è possibile anche meno. Con notizie scandalose sul conto del suo migliore amico, Sir Robert Chiltern, un astro nascente del Parlamento. Sarebbe uno scandalo molto grave, Sir Robert. Santo cielo! Ora il divertimento sta per cominciare. Temo che sarei per voi un cattivo marito. Adoro i cattivi mariti, ne ho avuti due. Tu stai parlando davvero sul serio? Perdonatemi, Lady Chiltern, non succederà mai più. E le passioni stanno per accendersi. Vi aspetto nella serra, sotto la seconda palma a destra. Vedremo come ve la cavate. Medusa Film presenta una commedia piena di segreti. Ora vi darò un buon consiglio. A una donna si dà solo ciò che può indossare la sera. Di scandali. Non mi frappongo mai tra un uomo e i suoi desideri. Di imbrogli. Mio Dio. Arriva un momento in cui paghiamo per ciò che facciamo. Voi pagherete ora. E di altre questioni di cuore. Ci scommettereste la libertà? Accetto la scommessa con piena fiducia. Dite sì? Dico sì. È incredibile come un piccolo sì possa far battere il cuore. La candidata all'Oscar Kate Blanchett. La candidata all'Oscar Minnie Driver. Rupert Everett. La candidata all'Oscar Julianne Moore. E Jeremy Norton. Ma allora, ti sposi? Ve lo dirò tra mezz'ora. Un marito ideale. Solo che lui non lo sa ancora.